Ciao a tutti e tutte, bentrovati e bentrovate in questo nuovo video del corso Insegna l'Orienteering promosso dalla Federazione Italiana Sport Orientamento. Oggi mi occupo di ragionare su quelle che possono essere le principali criticità e o difficoltà nella realizzazione delle attività in cortile e al parco e quali possono essere le soluzioni, le alternative o degli arricchimenti che riguardano queste attività di cui ho parlato nel video precedente. Per questo, se non avete visto l'altra risorsa, vi consiglio di andarlo a recuperare. In questo modo riuscite a seguire meglio il discorso che farò in questa parte. La prima cosa che ci viene in mente quando pensiamo alle difficoltà nella pratica della realizzazione delle attività di orienteering è il tempo che serve per posare e raccogliere i punti di ogni percorso. Questo tempo va considerato sia che noi decidiamo di organizzarci prima e dopo l'inizio e la fine dell'attività, sia che noi decidiamo invece di integrare la posa e la raccolta dei punti all'interno dell'attività stessa. Come fare per provare a ottimizzare al massimo? E una proposta che abbiamo svolto tante volte e che funziona abbastanza bene è un'attività iniziale propedeutica alla posa dei punti. In che cosa consiste questa attività? Questa attività consiste in una serie di mappe, qui ne vedete due, io ne avevo fatte quattro diverse, e di sequenza libera di fatto, di punti che non sono identificati con il numero sequenziale, ma con il numero di codice che è trascritto sul cartellino plastificato che noi posiamo su ogni punto. E questi punti di controllo non sono da andare a trovare, ma sono da andare a posare. Quindi divido il gruppo in piccoli sottogruppi, ciascun sottogruppo si occuperà di posare i punti segnati su una delle quattro mappe. Ci sarà un gruppo che si occuperà di questi punti, un gruppo che si occuperà di questi altri punti, andando chiaramente a posizionare il cartellino con il codice giusto in corrispondenza del punto di controllo segnato sulla mappa. Finita l'attività iniziale in cui ciascun gruppo si è occupato di posare quei cartellini, invertiamo le mappe e quindi il gruppo A, che ha posato questi punti, andrà a controllare i punti che sono stati posati dal gruppo B e così via, viceversa, per tutte le mappe che abbiamo a disposizione. In questo modo, attraverso questa strategia, io mi ritrovo chiaramente con una parte di valutazione e controllo dei percorsi e dei punti posati anche da parte nostra di chi conduce l'attività, ma io ho la possibilità appunto di avere poi una serie di punti posati e in questo esercizio di posa e controllo dei punti aver coinvolto anche il gruppo di ragazze e ragazzi che io sto a cui sto insegnando. Un'altra possibilità generale che non è un'attività in sé, ma è un'idea di come pensare i percorsi, è quella di cercare di utilizzare una serie di punti per la creazione di tanti percorsi diversi e che mi permetta quindi con una sola posa di avere poi a disposizione tutti i punti che mi serviranno per tutti i percorsi che ho pensato per quel singolo incontro. Ad esempio, adesso vi mostro due percorsi di sequenza obbligata che se li confrontate tra loro vedrete che hanno punti diversi e con alcuni punti in comune e altri due percorsi a sequenza libera fatti sempre con un'altra combinazione degli stessi punti. In sintesi, diciamo, per quelle quattro attività io avevo posato 16 punti che mi sono stati utili per tutte e quattro le mappe senza doverli andare a spostare tra un'attività e l'altra.
la possibilità di avere tanti punti per diversi percorsi aggiunge anche un aspetto interessante che è quello di creare dei punti falsi. Avere dei punti falsi significa che, per esempio, se io sto svolgendo la sequenza libera numero 1, il mio punto 8 è su questo alberino, ma io non ho in mano la mappa della sequenza libera numero 2. E però mi ritroverò vicino al punto 8, il punto che è il punto 8 invece rispettivamente della sequenza libera numero 2 e che potrebbe quindi confondermi e che rende per cui l'attività più interessante e più ricca per chi la sta svolgendo. Un'altra possibilità ancora è per ottimizzare il tempo di raccolta punti, in questo caso è un'attività finale come il gioco di memory. Si tratta quindi di andare a memorizzare un punto specifico sulla mappa e che può essere un punto diverso per ogni ragazzo o ragazza, indicato da noi e segnato sulla loro mappa. Ciascuno per raggiungere il punto e raccoglierlo non può utilizzare la mappa per andarci, ma la può utilizzare solo nel momento della memorizzazione. E attraverso questo esercizio è possibile, in un tempo molto limitato, avere raccolto tutti i punti della nostra serie di punti che avevamo utilizzato per le attività pensate precedentemente. Ok, veniamo adesso a un secondo ordine di problemi, sempre legato al tempo. In questo caso parliamo dei tempi morti o dei tempi di attesa durante lo svolgimento dell'attività. Come possiamo provare a ridurli il più possibile? Durante gli esercizi a sequenza libera, per esempio, un ottimo metodo è quello di assegnare tanti punti di partenza diversi per ciascuna persona, tanti punti con cui iniziare la sequenza libera, tutti diversi. In questo modo possiamo dare la possibilità a tante persone in contemporanea di partire senza necessariamente seguirsi o condizionarsi gli uni con gli altri, perché ciascuno è impegnato nella ricerca di un punto diverso dal proprio compagno o la propria compagna. Nella sequenza obbligata questa cosa diventa più complicata. E si può riuscire comunque a proporre percorsi diversi. Chiaramente questa strategia necessita di un tempo preliminare di preparazione, dobbiamo pensarli già i percorsi diversi e in questa maniera, avendo 3-4 percorsi diversi in contemporanea, possiamo far partire 3 o 4 persone a seconda dei percorsi che noi abbiamo a disposizione. Altra strategia è quella di non fare pause tra un percorso e l'altro, ma terminato un percorso, prendere giusto il tempo di controllo dei codici o delle punzonature per poi dare subito il cambio e anche in questo caso, a monte ci vuole un lavoro di preparazione di tanti percorsi diversi, quindi avere a disposizione due percorsi diversi di sequenza libera. Finito il primo, posso partire sul secondo. Oppure, per quanto riguarda le sequenze obbligate, aver previsto tre o quattro percorsi a sequenza obbligata in modo da dare la possibilità di cambiare percorso tante volte e tenere i ragazzi e le ragazze attive e occupate per un maggior tempo, un maggior numero di tempo possibile. Un altro problema invece di ordine diverso è quando ci troviamo di fronte a un cortile che è molto piccolo o povero di simboli e che quindi rende la mappa un po' arida e riduttiva. A questa problematica non si può ovviare in tanti modi. Ma comunque esistono delle strategie che possono cercare di variare il più possibile l'utilizzo della mappa che abbiamo a disposizione, se quella è l'unica che abbiamo. Il primo che ho indicato è cercare di variare il più possibile il punto di partenza per
per ogni percorso, quindi individuare dei punti di partenza diversi che vadano ad utilizzare tutto lo spazio della mappa per diversificare i percorsi per quanto possibile. E un'altra possibilità è quella di prevedere dei percorsi molto complessi con intrecci e ali di farfalla per cercare appunto di complicare il percorso se la mappa in sé non è più di tanto arricchibile. E infine ho indicato di nuovo il tema dei punti falsi di cui ho già un po' parlato. Questa secondo me è una delle proposte anche più facili da realizzare, utilizzando quindi inserendo dei punti che non sono compresi nei percorsi segnati sulle mappe, ma che vanno a confondere, complicare un po' le cose nella pratica e che obbligano i ragazzi e le ragazze a prestare molta attenzione alla mappa anche se si trovano in un ambiente estremamente familiare, conosciuto o piccolo, come può essere un cortile scolastico. Infine, aggiungo altre due possibilità. Una è l'aggiunta di barriere, costruire quindi delle barriere che magari che appunto non sono presenti nell'ambiente, realizzandole con delle fettucce, le bandelle bianche e rosse di segnalazione. E ad esempio qui vedete una mappa di un cortile estremamente povero di simboli che è stata arricchita in questo spazio da queste barriere rappresentate nella realtà da queste fettucce che sono state segnate come non attraversabili e che quindi chiaramente obbligheranno ragazzi e ragazze a studiare il percorso che diventa molto più complesso e articolato rispetto all'assenza di queste barriere. Un'alternativa a questo discorso delle barriere può essere l'aggiunta di oggetti, come per esempio gli attrezzi da palestra. Ve lo faccio vedere di nuovo sulla stessa mappa. E in questa zona in cui non erano presenti in precedenza oggetti o simboli interessanti, sono stati inseriti con il colore purple delle forme che possono essere materassi o banchi, tavoli. E cinesini o conetti con questi puntini e che vanno ad arricchire la mappa che diventa nuova e disponibile all'uso per dei percorsi più interessanti di quelli precedenti e già sperimentati. Finisco con alcuni arricchimenti che possono essere utilizzabili nel caso in cui abbiamo di fronte un gruppo che non è più alle prime esperienze, che ha già fatto orienteering magari negli stessi ambienti, oppure che possono essere utilizzate come proposte conclusive di un percorso di più ore, in cui abbiamo la possibilità di andare a fare delle sperimentazioni ulteriori. Il primo esercizio, la prima proposta è quella che si basa sulla sperimentazione della bussola. Chiaramente in questo caso uno strumento necessario per poterlo svolgere è avere a disposizione un kit di bussole didattiche, se non una per ogni ragazzo, per ogni ragazza. E perlomeno un quantitativo che sia utilizzabile in coppie o piccoli gruppi. Con la bussola, che cosa si può fare? Si può cercare di raggiungere dei punti dopo aver oscurato una parte di mappa colorandola con il bianco, quindi di fatto eliminando tutta una serie di informazioni presenti su questa zona di mappa, che obbliga chi esegue l'esercizio, in questo caso come vedete si tratta di un esercizio a stella, e le persone sono obbligate a causa della mancanza di mappa in questa zona ad utilizzare la bussola per prendere la direzione e raggiungere il punto esatto indicato dal punto di controllo.
un'altra sperimentazione sulla lettura fine della mappa che si può fare è l'esercizio chiamato Segui la linea. Nel Segui la linea noi troviamo una linea, in questo caso l'ho segnata con la linea tratteggiata rossa, che percorre un itinerario sulla mappa. I ragazzi o le ragazze che vengono coinvolti in questo esercizio hanno il compito di seguire la linea come se la linea fosse segnata a terra da un'indicazione, e quindi cercare di essere più precisi possibili nei passaggi. E ad esempio guardate qui in questa zona in cui c'è una specie di slalom tra alberi e oggetti particolari. Se l'esercizio viene svolto con precisione, noi possiamo anche prevedere in una serie di punti di far ritrovare dei cartellini, e in questo caso solo se il cartellino è esattamente lungo la linea del mio percorso, allora i ragazzi e le ragazze potranno segnare la presenza di un punto nel punto esatto della linea in cui loro lo hanno trovato. Questa è una variazione che si può fare o meno, e che può rendere l'esercizio più interessante. In tutti i casi il Segui la linea è sempre bello da far sperimentare in coppia o in piccoli gruppi, perché i ragazzi e le ragazze durante questa attività si danno molti feedback e commenti, e quindi è interessante farli lavorare in piccoli gruppi per dargli la possibilità di monitorare e autocontrollarsi tra loro. Ancora un'altra sperimentazione sulla lettura fine che si può fare è invece il corridoio. Il corridoio è il, come lo vediamo qua, e viene creato oscurando tutta la mappa tranne un passaggio che crea una sorta di percorso. L'obiettivo dell'attività è stare all'interno del corridoio navigando da un punto all'altro, in questo caso vedete che abbiamo anche lasciato indicati dei punti di controllo, senza mai uscire dal corridoio, anche perché uscendo dal corridoio rimarremmo senza la mappa. Questo tipo di attività si può fare sia con i punti posati, quindi andando a trovarli progressivamente dal punto di partenza, raggiungendoli tutti fino a poi ritornare alla partenza a conclusione dell'attività. Si può svolgere comunque anche senza dei punti di controllo posati. E con questo esercizio concludiamo un po' l'excursus di tutte queste proposte, che spero possano avervi dato delle idee e delle possibili soluzioni a una serie di situazioni che si verificano sempre quando pensiamo e organizziamo una serie di attività come queste. Io ho concluso e spero di avervi appunto dato un supporto e un aiuto con una serie di informazioni che possano essere utili e rilevanti. Vi ringrazio per l'ascolto e l'attenzione e vi do appuntamento a prossimi video per approfondire altre tematiche sempre legate all'insegnamento dell'orienteering.